Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo video. In questo video vi mostro gli ultimi acquisti moda. Sì, perché c'è anche un regalo che non ho ancora preso e quindi andrò a prendere subito ora. Sono gli ultimi acquisti e regali che mi sono fatto in termini di moda. Di norma sul mio canale non vi ho mai mostrato maglie, magliette, vestitini, jeans, gonne, eccetera. Di norma mi piace mostrarvi gli accessori moda che mi piacciono di più. Quali possono essere le scarpe, le borse, eventuali accessori capelli, guanti, sciarpe, cappelli, eccetera. E quindi ho un bel malloppino e ora ve lo voglio mostrare. Prima di iniziare ti invito a mettere un pollice in su a questo video se ti piacciono i miei video e a iscriverti al canale per non perdere i prossimi. Vado a prendere l'accessorio che non ho preso, il regalo che non ho preso da mostrarvi. Il primo capo moda che vi voglio mostrare è questo bellissimo cappotto di Rinascimento che mi è stato regalato per San Valentino dal mio compagno. È un cappotto diciamo quasi al polpaccio nero con chiusura ad accappatoio, quindi soltanto con il cinturino, ed è un 3 in 1, nel senso che poi ve lo mostrerò in una clip. Si può indossare così come lo vedete, quindi con la manica lunga che ha anche questo bellissimo gioco, o sbracciato, o solo questo. Quindi è un 3 in 1, è bellissimo, caldissimo, morbidissimo, mi è piaciuto tantissimo. Si è capito che mi è piaciuto? Sì, mi si è capito. Mi ha regalato questa bellissima borsa grigio perla di Sylvia Kitsch. È una specie di cartella bella pesante, ha anche una tracolla, ha questo bel gioco di borchiette, si apre in questo modo, c'è la pataletta, si dovrebbe chiamare, e qua c'è la tasca, diciamo la tasca interna, una seconda tasca interna con alcuni divisori. È un bellissimo colore, sia invernale che primaverile, ma io non mi faccio problemi. Dietro ancora c'è un'altra tasca che si chiude con le ciappe magnetiche, è molto carina così. E anche la stoffa all'interno è fredda, ma non troppo, si vede più non so manco come chiamarli. Non ci puoi mettere nulla, le chiavi le perdi, il cellulare non c'entra. Forse un pacchetto di sigarette. È molto carina, è piaciuta subito. Mio fidanzato non era piaciuta, ha detto: "Ah, brutta, che te ne devi fare?". Ma a me piace un sacco, anche il manico qua è molto carino. È bella, bella borsa. Grazie suocera, si arrabbia quando la chiamo suocera. Poi, aiuto pesi. Su Zalando ai saldi 70, se non erro, ho preso un paio di stivali. Come dirmi di no agli stivali? Ho preso questi stivali al ginocchio, alti alti, neri belli con una bella para sotto. Sono, bella mia, non mi ricordo più. Only, e sono tutti imbottiti anche all'interno, tutto dentro, anche sotto. Si potrebbe portare anche
girato, ma non è che fa impazzire tantissimo. È veramente un bellissimo stivale. Se c'è ancora, vi lascio giù nell'info box il link per acquistarlo. Mi sono piaciuti tanto, l'ho già messi diverse volte, l'ho messi col jeans stretto, l'ho messi con i leggings, l'ho messi sotto una gonna o sotto un pantaloncino, non mi ricordo. Sono veramente carini carini carini. Poi questi li chiamo gli stivali alla Xina. Cioè, chi conosce Xina, anzi so che su Prime, non mi ricordo, hanno caricato tutte le stagioni. Io praticamente lo conosco a memoria perché lo vedevo quando ero ragazzina, poi di recente mi feci una maratona acquistando i vari episodi, quindi lo so veramente a memoria, però. Quasi quasi, un giretto, prima o poi me lo voglio fare. Poi passiamo al regalo che mi ha fatto mia zia Mena per il mio compleanno. L'ha preso da Spazio, che è un negozio outlet qua a Salerno, ed è una borsa di Blue Girl, bellissima, mi piace un sacco. Eccola qua, è sempre su questo grigio chiaro, questo dopo non lo facciamo vedere, ah no, ok, questa è la, per poterla portare a braccio, sia in nero che in con il logo, diciamo, questa è la parte davanti, ha le, come si chiamano, i gingillini del marchio, ok, c'è ancora tutta la plastica, non l'ho ancora aperta bene. Ed è abbastanza grande, bella anche portata a gomito o a mano, molto professional, mi è piaciuta subito. Mi ha lasciato anche il prezzo dell'outlet, 180 euro, grazie zia. Ah, si può anche leggermente stringere, comunque regolare con le ciappettine laterali, non ci avevo fatto caso. Quando sembra un po' più spazio si allargano, in caso contrario le puoi tenere così. Chiuse. Molto, ovviamente una bellissima borsa. Sono stata abbastanza fortunata questo compleanno con le borse. Io direi che al prossimo cambio di stagione qualcuna vecchiotta mi sa che ci devi abbandonare, perché sennò qua non avrò più spazio per le borse e per le scarpe, e vivranno loro a casa mia praticamente. Poi poco prima dell'inizio della zona rossa qui in Campania, siamo andati a farci un giro sul corso di Salerno, forse era un sabato mattina, ora non mi ricordo, e siamo passati da Aldo, che è un negozio di scarpe qui sul corso qui di Salerno, e io avevo questa voglia irrefrenabile di un paio di décolleté color carne. Diciamo già da un paio d'anni l'ho sempre considerata una scarpa che a me, diciamo la classica, non mi stia bene, mi scappi dal piede, e le mie conferme sono quelle, nel senso che una scarpa décolleté classica senza un cinturino alla caviglia non posso fare un passo che faccio Cenerentola, quindi devo sempre optare per quello all'accetto, e tante di quelle delle décolleté con l'accetto color carne che avevo visto negli ultimi due anni mi sapevano di vecchio, di vecchiume, non mi andavano proprio sinceramente. Poi siamo entrati, ma giusto per puro spirito così di iniziativa, e la commessa gentilissima me ne ha fatte provare tante. Voglio solo farvi vedere quanto è bella la scatola, fighissima. Comunque me ne ha fatte provare tante, alcune nude, vabbè, prima gli ho detto, mi aveva detto, se vuoi prova questo, il classico décolleté, ma appena le ho messe ho fatto un passo, l'ho persa, ho fatto non posso prendere queste. Allora mi ha fatto vedere queste qua con l'accetto, ma mi sapevano di vecchio, come vi stavo dicendo.
Poi ho detto, vabbè, proviamo a vedere qualcosa di simile, ma un po' più giovanile. Mi ha fatto vedere il nude più freddo, più caldo, più marroncino, più rosaceo. E alla fine mi ha mostrato, veramente alla fine, mi ha mostrato queste, che non sono né calde come sottotono, né troppo fredde, né non lo so, sono bellissime, hanno una punta non troppo eccessiva, morbide dentro, ma il tacco, ragazze, il tacco, cioè non le volevo col tacco troppo sottile per evitare di rovinarle, e questo è uno dei miei tacchi preferiti. Qua siamo un po' oltre 10 centimetri, ma sono bellissime. Sono veramente uno splendore. Vi farò vedere anche l'altra. E queste le ho prese in offerta. Non riesco a capire quanto stavano prima del saldo. Ma è possibile? Ma in offerta non le ho pagate 20 euro. Sì, poco più di 20 euro, ma neanche. Sono veramente uno spettacolo. Faccio vedere anche l'altra. Eccola qua. È veramente. Dopo vi lascio le clip al piede, ma sono bellissime. Sempre la stessa giornata, io mi servivano delle ballerine color veramente nere, mi servivano, ma nere non ce le avevo, come dicevo io. Mi ha detto, vuoi provarle proprio ballerina ballerina, quindi un color carne? Vabbè, proviamo. Non le avevo mai considerate di acquistare una ballerina color classico di ballerina. Poi mi avesse fatto vedere queste. Veramente mi manca l'accetto e sembra una mezza punta, sono bellissime. Sempre più o meno, no, come aiuto, come nude siamo più o meno lì, anche che sono due tessuti diversi. Questa è pelle opaca e pelle lucida, questo invece è uno scamosciato, però è sempre un sottotono caldo, ma non troppo. Io sono un sottotono caldo, però se è troppo caldo non mi piace l'effetto. Se è troppo freddo, ovviamente sembra un corpo estraneo su di te, quindi non va bene. Queste qua invece sono perfette, sono morbide all'interno. E queste non credo di averle pagate più di 15 euro, qualcosa del genere. Come sempre, qua non c'è il prezzo. Ah, di queste ho dovuto prendere il 39, dell'altra invece il mio solito 40. Ma sono bellissime, veramente bellissime. Questo è stato un regalo del mio fidanzato. Allora, anche questo video si conclude qui. Io spero che ti siano piaciuti i miei acquisti regali moda, diciamo. Se ti sono piaciuti, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi, e anche qui nell'ultima schermata trovi il tastino per l'iscrizione. Ti invito ovviamente a cliccarci. Nulla, io ti aspetto nel mio prossimo video. Grazie mille per avermi aperta. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!